Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Voglio mostrarvi molto rapidamente i miei acquisti del mese di aprile. Ho acquistato dei libri cartacei, tutti di seconda mano. Si capirà subito qual era il mio mood di questo periodo e per i mesi a venire. Quindi bando alle ciance, sarò super rapida perché non sono tantissimi e non voglio tenervi qui ore. Cominciamo da quella che sarà anche la mia prossima lettura, ovvero Dio di Illusioni di Donna Tartt. Questo l'ho acquistato, allora, questo io l'ho posseduto per secoli nella sua versione inglese. Non sono mai riuscita a decidermi a leggerlo, perché mi spaventava la mole, il fatto che fosse in inglese, l'autrice, la tematica, tutto. Quindi, complice il progetto Exploring the USA Challenge di Sara, di Sbarbine che leggono su Instagram, ho deciso di acquistarne la versione italiana perché per il mese di maggio leggeremo un libro ambientato in un college americano. Molte persone leggeranno Dio di Illusioni e quindi ho pensato fosse l'occasione perfetta per farmi accompagnare in questa lettura da qualcuno e farmi passare questa inspiegabile paura nei confronti di questo libro. Quindi ho acquistato appunto la versione cartacea in italiano. Purtroppo non ho trovato quella con gli occhiali e il libro, che secondo me è bellissima. Ho questa qui che non mi fa impazzire, però sono sicura che almeno supererò lo scoglio dell'iniziare a leggere questo libro. Poi, sempre perché ero in mood Donna Tartt e volevo vedere se c'era qualche altra cosa sua, ho acquistato un libro che qualche anno fa aveva letto mio fratello e me ne aveva parlato molto bene, che è Il piccolo amico. Anche questo, parliamone, c'è una mole veramente. Infatti non so questo qui oggettivamente quando lo leggerò, perché già io conto che probabilmente tutto il mese di maggio potrebbe andare via con Dio di Illusioni, quindi questo lo teniamo così per il futuro e iniziate a vedere già qui un mood abbastanza oscuro, ecco. Andrà solo meglio praticamente da qui in poi. Ho acquistato un autore di cui devo dire io non ho letto niente, ma ne ho sentito parlare con così tanto entusiasmo da Ambra di Sono Solo Libri che ho deciso di acquistare il titolo di cui lei parlava appunto con un entusiasmo fortissimo, che è Acqua Buia di Jo R. Lansdale. Autore che non conosco, ma da come ne ha parlato lei io ho capito che lei ha letto più di un titolo, quindi ha consigliato questo con moltissimo entusiasmo e mi fido particolarmente perché penso conosca questo autore in maniera non so quanto approfondita, ma lo conosce ben più di me che non avevo mai letto niente, non lo conoscevo. E quindi seguendo il suo consiglio ho deciso di acquistare Acqua Buia. Anche qui è una storia noir, si parte dal ritrovamento di un cadavere di una ragazzina e da i suoi amici che intraprendono un viaggio per in qualche modo, se ho capito bene, onorare la sua memoria. Quindi questo devo dire che è anche una lettura che mi chiama abbastanza. Io sono sempre un po' combattuta sul leggere subito i libri che ho acquistato, perché se da un lato mi sembra meraviglioso, dall'altro poi penso a tutti i libri che attendono nelle mie librerie da secoli e mi sento un po' in colpa per loro. Però questo qui veramente mi sta chiamando tantissimo e credo sarà una delle mie prossime letture. E a proposito di prossime letture, finisco con una tripletta proprio con il botto che riguarda Agatha Christie. Io ho scoperto per la prima volta, non diciamolo più, ho letto Agatha Christie durante il mese di aprile, ho cominciato da 10 piccoli indiani, ho un amico che è stra appassionato di Agatha Christie e quindi gli ho chiesto qualche consiglio rispetto ad altri titoli da acquistare e lui me ne ha consigliati vari. Ne ho acquistati due consigliati da lui e uno che semplicemente avevo trovato in offerta. Questi sono tutti usati e si vede anche molto. Cominciamo da Poirot a Styles Court. Questo è il primo libro in cui compare Poirot. E mi è stato straconsigliato da questo mio amico, quindi ho deciso di seguire appunto il suo consiglio per quanto riguarda questo. La morte nel villaggio. La morte nel villaggio mi sembra di ricordare sia il primo in cui compare invece Miss Marple,
se non sbaglio. Comunque, questi due sono stati dei consigli di una persona fidatissima e devo dire anche molto competente quando si tratta di Agatha Christie, quindi ho preso questi due proprio senza batter ciglio. E poi avevo trovato anche in offerta, che mi incuriosiva moltissimo, Il mistero del treno azzurro, sempre di Agatha Christie. E anche qui si tratta di un treno su cui viaggiano molti membri dell'alta società, c'è un mistero da risolvere, anche questo è di Poirot. Quindi ho deciso di fare una piccola, piccola scorta di titoli di Agatha Christie per cominciare ad esplorare la sua bibliografia, che è piuttosto ingente, se sapete di cosa parlo, e quindi insomma avevo dei punti di riferimento. Poi, man mano che magari troverò altri titoli, vedrò di recuperarli. E con questo vi ho mostrato tutti i libri. Tra l'altro, non so se avete notato, ma questi due hanno il bordo delle pagine giallo, molto carini. E con questo vi ho mostrato i miei acquisti del mese di aprile e avete potuto vedere che tra Donna Tartt, Lansdale e Agatha Christie, praticamente io sono in una modalità nera, che più nera non si può, non dal punto di vista dell'umore o altro, ma proprio del tipo di storie che ho voglia di leggere in questo periodo. Quindi mi piace l'idea di avere delle letture che mi tengono incollata alle pagine, dei misteri da risolvere. Quindi sono andata in maniera abbastanza puntuale su un genere preciso e non vedo l'ora di leggere alcuni di questi testi, sperando che mi tengano compagnia in questo periodo un po' particolare. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi. Dovrei essere riuscita nel mio intento di essere abbastanza sintetica. Fatemi sapere qui sotto se avete letto qualcuno di questi libri, se qualcuno di questi è tra i vostri preferiti, se faccio bene ad aver paura di Donna Tartt. Io vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo, per la vostra attenzione e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!